sentirsi le due ospiti di questa sera, vi ringrazio per questa opportunità. Mi rendo conto che è un po' come, non so, Cassius Clay contro Foreman, oppure due donne duellanti, uno che finisce pari, non ci credo, perché sono due molto agguerrite e non oso pensare cosa possa essere successo a Renzi quando in un tavolo se le trovate tutte e due a fianco. E voi sapete che paradossalmente hanno la stessa generazione, sono due ragazze nate fra i 50 e i 60, 60 e 50, e sono tutte e due, come dire, fieramente rappresentanti. Allora io vorrei, siccome avranno molto a dire e l'aspettativa è grossa, però vorrei un po' conoscerle. Il comune ci fornisce di un solo microfono, quindi io vorrei fare proprio un test, proprio come delle domande, rapide, un po' per spiegarvi chi sono attraverso la loro storia, i loro gusti. Date delle risposte rapide e io giro il microfono e poi dopo parleremo più seriamente. Però volevo conoscere anche perché la Morselli, mentre la Camusso è sulla scena da molto tempo e per quanto sia gelosa del suo privato, quindi sarà interessante anche in questo caso, la Morselli è proprio un UFO, un oggetto misterioso. Se uno fruga su internet trova uno scarno, un curriculum biografico in inglese, e però ovviamente si possono dedurre un po' di cose, per esempio che entrambe Marco nate in una regione ma poi sono cresciute in un'altra. Entrambe sono passate per Ivrea in qualche modo, anche se in momenti diversi della loro vita, e quindi voglio iniziare subito così, per esempio, a chiedere a Lucia Morselli, lei è emiliana romagnola di nascita, poi ovviamente ha studiato a Roma, vive a Milano, qual è la patria di questa amministratrice delegata del Pozzo d'Acciaio? Mi sento un po' parte del mondo, di gravità, però sicuramente sono la Emilia e lì è la mia patria, se devo scegliere in Italia sicuramente Emilia. E invece Susanna Camusso non va dal 100% o è trapiantata? Se volessi guardare le mie origini sono molto mitteleuropea, fondamentalmente milanese. Se le dico sciopero, le viene l'orticaria? Sì, tanti quando studiavo, quindi no. Se ne dico padroni, un po' di mal di pancia? No, mal di pancia no, un'idea precisa che i loro interessi sono diversi da mie. Ammazza, me ne stanno rovinando. Lotta di classe esiste ancora? È giusto? Ha senso? Ah, non ci sono più le classi, nel senso, questa terminologia è nata con il male. Voce. Ah no, pensavo fosse un brusio perché ha detto non ci sono più le classi. Esiste ancora la lotta di classe? Come l'abbiamo conosciuta per definizione no, ma le diseguaglianze sono cresciute. Voi forse non lo sapete, ma la Morselli è una grande cinematografara, oltre ad essere stata manager di importanti media, è anche un po' appassionata di cinema. Le piace Ken Loach? No. E il film preferito di Susanna Camusso? Wall Street, no. Il cinema è una bella cosa, non è lavoro anche qui. Oh, adesso finiamo questo, perché sento già delle cose. Una cosa che mi ha colpito, la Morselli quando è venuta qui, io ho detto beh, complimenti anche per il coraggio perché va a giocare fuori casa, e lei ha fatto no, fuori casa gioca la Camusso. Mi può spiegare perché? Quello che si intende è che è casa di tutti, quindi stiamo parlando insieme stiamo parlando insieme di problemi comuni, quindi la casa è comune, io non sento un locale porcato in casa, la casa che è condivisa. Bene, allora immagino che questo botta risposta vi abbia divertito. Se fossero stati due uomini avrebbero detto e concludo che parlavano per 45 minuti e invece hanno una certa concretezza. Allora io vorrei cominciare a questo punto veramente dalla Morselli per provare a chiederle, visto che ha un'apertura verso l'Europa e rappresenta quindi un importante gruppo, innanzitutto
qual è il modello di cui l'Italia, e ovviamente anche Terni, il modello industriale, se c'è in Europa, di cui hanno bisogno? Dove bisogna andare? Verso il modello tedesco? Verso una rifondazione del modello italiano? Lei dove vede la bussola? Immagino che le bussole sono relative a dove sta la barca. Se la nostra barca è in Italia, vediamo qual è la bussola, cosa ci può indicare una bussola con una barca che è italiana. Penso che mi piacerebbe che l'industria, il modello industriale italiano tornasse indietro. Ci sono grandissimi valori nel passato, ci siamo un po' persi negli anni 2000. Penso che l'industria italiana è stata fortissima, abbiamo finito gli anni 90 con alcune delle più belle aziende del mondo, alcune di queste le abbiamo perdute. Se un sogno industriale è ritrovarmi all'inizio degli anni 2000, alla fine degli anni 90, con delle grandissime aziende e con quel modello industriale. Naturalmente la risposta è abbastanza sintetica, ma quello è un grande paese. Bene, Susanna Camusso, su questo punto. Grande impresa, piccola impresa sembra essere lo schema proposto. Io proporrei un altro: l'industria italiana comincia a perdersi quando smette di investire su se stessa e quando comincia a pensare che vale di più la regola della trimestrale di cassa del profitto immediato invece che dell'investimento della tecnologia di lungo periodo. Quindi se bisogna pensare industria, bisogna pensare investimenti e innovazione. Sento una curiosità, è vero che quando lei si deve rilassare, svagare, legge libri di matematica? No, non è che li leggo, io li studio, nel senso che io tutti i giorni leggo almeno 5 pagine di fisica o di matematica. Susanna Camusso, l'acciaio è il futuro o il passato in questo momento? No, e poi non so se anche lei legge libri di matematica, un po' come quella canzone di Goldrake, no? Insalata di cibernetica, libri di matematica, ma non credo, più narrativa forse. L'acciaio è il futuro. Io credo che bisogna ricominciare a dire delle cose che possono apparire banali, e cioè che non siamo nell'epoca del superamento della produzione industriale e che se l'Italia vuole mantenere una condizione il secondo paese industriale d'Europa, su cui bisogna fare qualche fatica dal punto di vista dell'innovazione e della qualità, deve convincersi che la produzione fa parte del futuro, non può essere considerata nel passato, che l'acciaio fa parte di quelle produzioni essenziali che permettono poi di immaginare ulteriori sviluppi. Sull'acciaio bisognerebbe investire. L'acciaio ha bisogno di investire su se stesso per non venire invece travolto da un'immagine di produzione dannosa o fastidiosa per il nostro territorio. Facciamo ancora uno dei migliori acciai del mondo, come in qualche modo abbiamo raccontato anche con molto orgoglio in questi anni, la narrazione che ho sentito, si usa molto questa parola oggi a Terni, era siamo alcuni tra i migliori del mondo. È veramente così e c'è questa prospettiva per il futuro di mercato e di sviluppo? Sì, sicuramente l'acciaio di Terni è fra i migliori del mondo. Per la qualità che fa, una delle dimostrazioni di questo è stato proprio recentemente, dopo la grande chiusura dell'autunno scorso, avevamo tutti tanta paura di non riuscire a recuperare le vendite e gli ordini che per ovvi motivi sono stati sospesi, e invece in pochissimo tempo il mercato è stato riconquistato. Per riconquistare il mercato in poco tempo bisogna essere veramente straordinari e fra i primi della classe, bisogna che il mondo non possa fare a meno della qualità della cerite. Susanna Camusso, in percentuale, quante volte i sindacati, magari anche perché sono chiusi dentro il circolo comprensibile delle trattative, diventano autoreferenziali, e qui a Terni è mai successo? A Terni direi proprio di no. Direi che non è proprio neanche possibile, perché
se c'è un luogo dove il rapporto tra la fabbrica e la sua produzione e la comunità è un rapporto costante, impedisce qualunque forma di questo genere, anzi semmai forse la città che ogni tanto influenza l'orientamento dei lavoratori di Terni rispetto alle prospettive. Terni è ancora, e spero che continuerà a esserlo, una delle poche realtà in Italia in cui la comunità è intorno a un'azienda che in qualche modo è simbolica, quindi presenza, ruolo, funzione è in qualche modo simbolica, una delle poche metalmeccaniche peraltro, perché tanta parte del paese furono più le aziende tessili che intorno a loro costruirono questa dimensione, quindi mi pare proprio che il tema non sia l'autoreferenzialità. Poi potremmo fare un bel dibattito su cos'è l'autoreferenzialità, paura, parola che si usa molto in questa stagione, la usano soprattutto quelli che sono molto autoreferenziali e naturalmente lo attribuiscono agli altri, ma credo che poi il tratto, ce l'hanno detto prima gli storici, cioè quando i punti alti di conflittualità sono legati ai temi come quelli dell'occupazione, certo partono dai lavoratori ma parlano la città. Ovviamente la battutaccia della Comusso era riferita a Renzi, credo, tanto. E invece voglio chiedere alla Mozzelli, sarebbe riuscita a chiudere questa trattativa senza l'aiuto di Renzi e di Palazzo Chigi? Sì. Cioè, quando andate lì e fate questo super tavolo che sembrano gli incontri, non so, di disarma, cioè, come funziona? Cioè, la Mozzelli è riuscita comunque a chiudere. Quanto vi ha aiutato la mediazione del governo? Ci sono stati momenti in cui la mediazione del governo ha complicato la vita. Per ragioni esattamente opposte a quelle su cui applaudo Luciano Segni, ma ci ha complicato la vita. Perché non sempre, come dire, il governo riesce a interpretare una funzione di svolgimento in avanti di una trattativa. Vorrei dire comunque, perché siccome c'è qualcuno che ogni tanto si prende dei meriti che non si capisce bene da dove vengono, che non è che le trattative le fa il Presidente del Consiglio, lui chiama le parti dopo gli accordi per fare la cerimonia della firma, ma prima sono altri quelli che lavorano, no? Perché non vorrei che tu ti illudessi che il Presidente nella notte lì ad ascoltare le ragioni degli operai, non succede, al massimo c'è il Ministro e molto più spesso ci sono gli uomini che lavorano al Ministero. Per una parte dell'avvertenza, la sensazione, come dire, che il governo non avesse capito qual era la partita che noi proponevamo, soprattutto sul terreno dell'occupazione e della prospettiva, l'abbiamo avuta molto forte, con la Z proseguita anche dopo. Il momento, visto che mi è piaciuto questo applauso, qualcosa da dire, però chiedo, qual è il momento in cui lei ha sospettato di più della CGIL e della Camusso durante quella lunga trattativa in cui qualche incaglio c'è stato? No, sospettato mai, non c'è mai stato nessun momento in cui l'azienda o io abbiamo sospettato, abbiamo tutti lavorato molto, quello che io ho sempre saputo era che tutti noi volevamo risolvere la vertenza al meglio per l'azienda. Non ho mai pensato che nessuno avesse i suoi problemi oppure le sue richieste messe in priorità superiore rispetto a quello che era l'obiettivo comune, che era quello di fare il meglio per gli acciai di Terni. Così è stato. E quel momento ricordava la Camusso, cioè che vi siete accordati da soli senza la mediazione del governo, che ha detto no, fermi, basta litigare, voglio che dialoghiate. C'è stato un momento nel quale abbiamo